in questo video farò questo trucco molto semplice. Siamo sempre sui marroni per San Valentino. C'è tantissima luce naturale oggi, quindi non utilizzerò la mia solita artificiale. Spero riuscirete a vedere i colori. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato, il mio solito fondo, e poi ho utilizzato la mia solita base della MAC, la Prep and Prime, della linea Prep and Prime, il colore medium. Poi ho utilizzato per uniformare il colore della mia palpebra, ho utilizzato Mylar di MAC, che è un ombretto color carne matte, completamente matte. Ho utilizzato sempre di MAC Satin Taupe, che è questo marroncino satinato, molto molto bello. Poi ho utilizzato l'ombretto in mousse della Maybelline, il dito macchiato di mascara, l'ombretto in mousse della Maybelline, il numero 02, è un color carne, un champagne molto molto bello. E poi per gli occhi l'ultimo ombretto che ho utilizzato è questo qui, marrone scuro matte dell'enciclopedia della Elf, della palette Basic Eye Edition. Poi come matite ho utilizzato questa qui della Essence, che sto utilizzando molto spesso ultimamente, della linea Long Lasting, è il numero 04 Look At Me. Poi ho utilizzato per la parte più esterna del cofanetto, questo qui che vendevano, non so se lo vendono ancora alla Sephora, delle matite di Make Up For Ever, quella marrone, molto molto bella. Vedete, dà una grande definizione. Sono praticamente matite eyeliner, diciamo. Poi, cos'altro ho utilizzato? Le ciglia finte. Ho utilizzato delle ciglia finte della MAC, le numero 12. Sono veramente belle. Bellissime. Per attaccarle, che intanto mi chiedete che colla utilizzo per le ciglia finte, utilizzo la Duo, quella bianca, non quella nera, quella bianca che poi diventa trasparente. Poi, che altro? Come mascara ho utilizzato questo qui, che non ha molte pretese, diciamo che va benino, della Froline, dovrà far volume. Utilizzo questo perché tanto per attaccare le mie ciglia, quelle finte, non è che ci voglia chissà che mascara, quindi utilizzo questo nero. E poi per il viso, ops, mi sono quasi rotta un dito, per il viso ho utilizzato questa palette della Kiko di tante collezioni fa, molto molto bella, che ha un bronzer, un eter abbronzante shimmer, il blush sempre shimmer con un colore molto molto discreto, molto carino, e l'illuminante, che praticamente sono solo paiuzze che non utilizzo quasi perché è molto molto, diciamo, proprio si vedono molto. E poi per le labbra non ho messo la matita correttiva per delinearle, ho utilizzato un gloss della Elf, della linea Super Glossy Lip Shine, che ha anche protezione 15, sono molto belli per l'estate, è un color, non so che numero ha ora, non ricordo, ma è un color pescato, sì, pescato. Va bene, spero che vi piaccia questo tutorial, come vi ho già detto l'ho fatto per San Valentino, ma si può usare in molte altre occasioni. Le ciglia finte sono assolutamente un optional, però danno un bellissimo effetto, soprattutto questi trucchi che hanno un colore un po' più scuro verso la fine dell'occhio, apre molto l'occhio aggiungerci le ciglia finte, che alla fine, anche se una non è abituata, per San Valentino si potrebbe anche fare per essere un po' più belle, ecco. Le ciglia finte rendono bellissimo anche un make up molto molto semplice, quindi perché non provare almeno una volta. Niente, spero vi piaccia e seguite il tutorial. Con un pennello ampio come questo inizio applicando la base su tutta la palpebra mobile.
potete applicarlo anche con le dita. Poi vado a prendere con un pennello sempre ampio, così, il mio colore nude da coprire, per coprire tutta la palpebra. Dopo aver ricoperto tutta la palpebra, non solo mobile ma anche fino all'arcata sopraccigliare, con l'ombretto nude, vado a prendere con questo ombretto il mio ombretto marroncino chiaro, satinato preferibilmente, e lo vado ad applicare nella prima parte della palpebra mobile. Voi potete utilizzare il pennello con cui vi trovate meglio, io preferisco questo perché è più preciso di quelli soliti a lingua di gatto, e avendo la punta arrotondata mi piace di più. Vado un po' oltre, come avete visto sono andata un po' oltre la palpebra mobile, e qui seguo la forma dell'occhio. Sto andando anche un po' oltre la mia piega. Così. Ora con un pennello a punta un po' più preciso di quello che ho usato prima, vado a prendere il mio marrone matte e vado a creare diciamo una forma V. E riempite la fine dell'occhio di questo colore, marrone matte. L'interno di questa V, diciamo. In questo modo, non bisogna essere precisi perché poi logicamente andremo a sfumare. Poi prendo un altro po' di marrone matte con lo stesso pennello e vado ad applicarlo come se fosse un eyeliner. Voi se volete potete utilizzare il pennello angolato che è molto più preciso, ma io utilizzo questo perché voglio un effetto più naturale, non proprio da riga d'eyeliner. L'applico anche nella prima metà della palpebra inferiore, un pochino oltre. Prendo un pennello per sfumare e vado a sfumare prima il marroncino sopra, quello chiaro che avevamo messo all'inizio, satinato, e dopo il marrone matte, facendolo entrare bene nella piega dell'occhio e qui alla fine. Io alla fine do una forma arrotondata perché mi piace di più, voi date la forma che vi piace di più, cui vi trovate di più, diciamo. Potete farlo più o meno allungato, logicamente essendo più allungato aprirà leggermente di più l'occhio, però sarà anche più appariscente. Ora con un pennello a lingua di gatto abbastanza piccolo e preciso vado a prendere il mio ombretto in mousse, voi potete utilizzare tranquillamente uno satinato in polvere, insomma quello che vi piace di più, e l'applico sotto l'arcata sopraccigliare fino ad arrivare al marrone, e lo applico anche nella prima metà della palpebra mobile dove non avevo applicato all'inizio il marrone chiaro. Scendo leggermente per creare un punto luce più ampio. Prendo lo stesso pennello con cui avevo sfumato prima e vado a sfumare il marroncino leggermente con l'illuminante. Non andate troppo in su perché andrete a coprire l'illuminante. Sfumo anche qui. Prendo la mia matita marrone e vado ad applicarla fin dove ho applicato l'ombretto marrone, nella palpebra inferiore, e poi con la matita bianca, giallina, color carne, quella che volete, serve un colore chiaro comunque, illuminiamo la prima parte della palpebra inferiore. Ora applico delle ciglia finte. Dopo aver applicato le ciglia finte, prendo il pennello che avevo preso prima, quello più preciso, e vado a prendere il mio ombretto marrone matte e lo applico al di sopra delle ciglia finte per non far vedere troppo l'attaccatura, il distacco, diciamo.
applico del mascara nero per unire le mie ciglia a quelle finte. E così gli occhi sono finiti. Oggi c'è moltissima luce naturale, quindi spero che riuscirete a vedere. Vado a prendere per il viso la mia terra. Utilizzerò una terra leggermente shimmer. E utilizzerò anche un blush un po' shimmer. Applico il mio gloss. Ed il trucco è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!